Bravo nazionale capitano. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Ubaldo, buongiorno e buon appetito a tutti. Ciao Mimmo, scusaci per questi due minuti di ritardo. Abbiamo avuto uno speciale su Stefano. Sì, ma infatti Stefano... io sto per farti i complimenti, quindi no, li devi non fare... te devi scusare assolutamente a te, Giuseppe, a Peppe, a Giovanni, tutti e quanti, a tutti quanti, insomma, ovviamente. Quindi assolutamente è corretto farmi aspettare, è stata una cosa molto interessante, quindi ancora una volta complimenti a tutti voi. Ti ringrazio. Eccoci. Mimmo, ringraziamo anche i nostri radioascoltatori che magari no, non si aspettano da una radio che parla di calcio tutti i giorni. Ma beh, però, insomma, un intervento del genere però è anche bello. Ma vedi, quando tu pensi che una radio che parla di calcio debba soltanto parlare di calcio, commetti un errore, perché la radio è uno strumento talmente bello, talmente importante che tu lo devi, tra virgolette, sfruttare per qualsiasi cosa. Allora lo adoperi per parlare di Roma, lo adoperi per parlare di calcio, se c'è la necessità, la voglia, il desiderio e anche un po' di coscienza civica, o coscienza personale in alcuni casi, di parlare anche di altre cose, lo si deve fare assolutamente. Poi sta a chi ascolta, come posso dire, testimoniare la bontà del lavoro, quindi credo che nessuno si debba mai meravigliare di nulla se uno mischia delle cose che magari sembrano così lontane, ma in realtà poi tanto lontano probabilmente non so. Eccoci qua. Mimmo, la domanda che abbiamo fatto oggi ai nostri radioascoltatori è la seguente. 10 anni fa, più o meno in questo periodo, perché era il 6 marzo, la prima Roma di Luciano Spalletti vince contro il Lione, squadra molto più importante rispetto a questa, attenzione. Assolutamente sì. Con tanti giocatori fortissimi. In quel momento era la squadra favorita per la vittoria della Champions League, cioè dobbiamo dormire. Strano che l'abbia pescata la Roma 10 anni fa, no. Strano, vero? Strano. Però insomma fu un doppio confronto molto importante per la crescita della squadra, perché Infatti ti volevo chiedere, vincendo quella partita, guadagnando l'accesso ai quarti, si consacrò in Europa, tant'è che poi l'anno dopo andò a vincere anche contro il Real Madrid. Potrebbe accadere lo stesso adesso? Ma insomma questa è una speranza, soprattutto, e questo noi lo speriamo. È una partita molto delicata, perché il Lione probabilmente chiede alla stagione qualcosa di importante proprio attraverso l'Europa League, e quindi io immagino che domani sera ci sarà veramente un ambiente particolare, una squadra che cercherà di dare tutto per provare a mettere alla sicuro la qualificazione al turno successivo. Il Lione, lo dicevo, non è quel Lione di una decina d'anni fa, che aveva dei giocatori straordinari, che nel corso della partita d'andata fece 0-0 con la Roma. Io ricordo anche che prese un palo il Lione alla fine di quella partita con quello 0-0, insomma. Si parlò di una mezza impresa della Roma addirittura. L'autopalo di Taddei, Mimmo, era. Esattamente, una cosa di questo genere. Si parlò di una mezza impresa da parte della Roma, perché riuscire comunque a non perdere, no? Contro quella che, lo ripeto, veniva considerata la squadra più forte d'Europa in quel momento, fu comunque una piccola grande impresa che poi venne in qualche modo cancellata dalla partita che venne giocata alla Cherlang. 2-0, una partita indimenticabile per tanti motivi: il gol di Totti, il raddoppio di Mancini, il naso spaccato di Chivu, le grandi parate di Doni, i tanti tifosi che c'erano lì in quello stadio, insomma una di quelle partite che insomma sono e faranno sempre comunque parte della storia della Roma. In quella circostanza, come hai detto giustamente tu, la squadra acquisì una struttura mentale nettamente superiore rispetto a quella che aveva in precedenza, ed è un po' il discorso che noi stiamo facendo, Ubaldo, da sempre praticamente, che è la Roma una squadra forte, la Roma una squadra che ha delle potenzialità tecniche importanti, con un allenatore che la tattica la conosce, però a questa squadra manca forse la consapevolezza di essere una squadra forte anche sfruttando la continuità dei risultati, perché tu per avere un'autostima profonda devi comunque vincere le partite, possibilmente devi vincere anche qualche cosa che non siano soltanto le partite. Insomma, io credo che questa possa essere una partita, Gabriele, diversa rispetto a quella di 10 anni fa, perché è diverso proprio tutto il contorno che c'è, è un'altra competizione, tutto quello che vuoi dire. Però forse in questo momento, visto che la Roma viene da due partite giocate male e perse anche peggio, la Roma ha bisogno di recuperare un pochino così di autostima, ha bisogno di recuperare la voglia e la forza di credere in se stessa. E
sotto certi aspetti, quando si fanno questi ragionamenti, si dice meno male che hanno preso la sveglia, così non vanno lì montati come può essere capitato dopo il derby. Io queste cose francamente credo poco, perché io sono convinto che quando uno va in campo poi pensa soltanto a quella partita, non sa pensare troppo a quello che è accaduto o a quello che potrà accadere. La partita è complicata perché il Lione è una buona squadra che ha delle qualità che possono mettere in difficoltà una squadra come la Roma, perché il Lione è una squadra frizzantina dalla cintola in giù, in su, fate voi, insomma, comunque mi riferivo all'attacco, una squadra che ha delle individualità importanti, magari dietro un pochettino ti lascia giocare, e dietro non è così impenetrabile, però è una di quelle squadre che la Roma un pochino soffre, e sarà fondamentale, qui chiedo aiuto al mio amico Ubaldo, non lasciare i difensori abbandonati a loro stessi e avere sempre la squadra compatta con le linee corte, la distanza giusta fra i reparti, per evitare che si possano creare delle praterie dove gli attaccanti del Lione, che sono molto veloci, molto bravi ad andare in velocità verso la porta avversaria, potrebbero recarti qualche difficoltà. L'ho letta male, Ubaldo? No, e appunto, dopo questa lettura, giustamente, oggi cercavo di indirizzare un po' quello che poteva essere il pensiero, personalmente, no? Ritrovare, ritrovare un percorso, iniziare da un percorso. Tu vuoi proporre una squadra offensiva, andiamo ad aggredire, riconosci che nella loro difesa ci sono difficoltà, però devi anche riconoscere che hanno, come giustamente hai sottolineato Mimmo, dalla metà campo in su giocatori che per caratteristiche un po' la Roma li soffre, quei giocatori. Sì, frizzantini. Ma, li soffre un po'. Allora che cosa vuoi ritrovare? Prima, una consistenza difensiva, ma non vuol dire rinunciare a giocare. Assolutamente, no? Allora, bravo. Partiamo da quello, ritroviamo quella solidità difensiva, perché è importante, si gioca sul doppio confronto, giochi fuori casa, no, questo non vuol dire non rinunciare a giocare, perché poi se metti in campo il Nangolan e metti in campo Salah, hai caratteristiche anche con Dzeko, la capacità di uscire fuori, non tanto per il contropiede, però con due giocatori con queste caratteristiche puoi anche ripartire, no? Io quindi, sono assolutamente come indirizzarla, con te. Capito? Scegliere oppure. Io spero che. Allora, siccome questa è diciamo una partita che si giocherà sul doppio confronto, che arriva a distanza di pochi giorni da un'altra partita che si è giocata, almeno la prima parte, appunto sulla distanza di due tempi, da 90 minuti ciascuno. Mi riferisco alla semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio. Io spero che la Roma, Spalletti, i giocatori, in qualche modo coloro che poi saranno in campo o che indirizzeranno le scelte, avranno fatto il risolto di quello che è successo nella partita contro Lazio. Secondo me la Roma lì non l'ha giocata bene proprio in funzione dei 180 minuti, perché ho avuto l'impressione che la Roma volesse un pochettino risolvere subito la faccenda, magari anche per dire ok, abbiamo messo una serie ipoteca, possiamo cominciare a pensare a tutto il resto con un pochino più di serenità. Ecco, io vorrei che la squadra domani fosse veramente concentrata sui 180 minuti, quindi fare una partita di grande attenzione tattica, che attenzione, non significa rinunciare a giocare o significa fare una partita in chiave difensiva, significa semplicemente fare una partita di grande attenzione tattica, cioè la partita di Milano, sotto questo aspetto, io prendo quella come punto di riferimento, è stata una partita giocata bene da un punto di vista tecnico e di conseguenza da un punto di vista tattico. Ecco, io vorrei rivedere quella Roma lì in grado di stare sul campo, di avere una presenza, di avere la testa a posto, centrata e concentrata sull'avvenimento, mentre invece ho avuto l'impressione che prima contro la Lazio e poi contro il Napoli la squadra sia stata un pochino fuori dalla partita. Ecco, io vorrei rivedere quella Roma, Ubaldo, quindi una Roma che sappia in qualche modo fare la partita, sappia, non perché deve essere lei a condurre, ma sappia interpretarla nel modo giusto, cioè ricordarsi che è una partita che si gioca sul doppio confronto e che quindi sarà fondamentale determinare un certo tipo di risultato nella partita d'andata per poter poi avere l'opportunità per passare in turno nella gara di ritorno, e non andare a fare una partita così tanto per farla, vediamo quello che succede. Io sono sicuro che la Roma giocherà una partita di grossa attenzione, perché viene da due sveglie importanti che in qualche modo hanno lasciato il segno. Allora tu quando te scotti un pochettino, quando vai di nuovo vicino al fuoco, ci stai attento, perché sennò te bruci un'altra volta. E allora sotto questo aspetto io devo dire che immagino una Roma molto molto attenta alle mosse di domani sera. Se poi questo dovesse determinare da parte della Roma un atteggiamento, una partita non brillante, beh, insomma,
In questi casi conta semplicemente andare avanti e riuscire a trovare la qualificazione anche attraverso magari non la massima espressione del gioco spettacolare, ma facendo una partita di grande contenuto o di grande contenuti tecnici e tattici, beh, secondo me sarebbe comunque un ritorno a quel passato cui accennavi tu prima, Babbo. Mimmo, devo fermarti un secondo. Ok, a vai, tra pochissimo. Vai, vai. Mimmo, eccolo, eh. Senti, Mimmo, ma abbiamo avuto anche Emiliano Mondonico questa mattina in diretta con noi. Uh-huh. E gli abbiamo chiesto se sui calci d'angolo, sui calci piazzati, si marca uomo o si marca zona. Soprattutto, come si marca Sergio Ramos, Mimmo? Beh, insomma, io credo che Sarri si stia avviando a ripercorrere una carriera un pochettino alla Zeman, perché è sicuramente uno molto bravo che fa giocare bene le proprie squadre, però poi alla fine se non modifica qualcosina rischia di non vincere niente. Adesso ho fatto un paragone anche magari non consono al 100%. Però se tu giochi contro Sergio Ramos e sai che sui calci d'angolo lui è il giocatore più forte al mondo per andare a saltare di testa, e fai ancora una marcatura zona e non cerchi di personalizzarlo, qui chiamo il mio amico il cattedratico Baldo Righetti, probabilmente commetti un errore tattico, perché tu non puoi consentire ad un avversario di quel calibro lì di non avere una marcatura adeguata proprio in quelle situazioni di gioco. O sbaglio, Baldo, dimmi. No, gli ha un po' facilitato il compito, anche se Sergio Ramos ha segnato anche con una marcatura. Perfetto, però, magari però se analizzi se no, è no. Il principio, diciamo, che magari dovrebbe però qualche problemino, insomma, rivisto, cerca di crearglielo. Ma lì la differenza, oltre a lui che è molto abile in alcune circostanze, anche facilitato, dove non c'è l'opposizione dell'avversario, quindi rincorre, certo, trova lo spazio, sai, con la marcatura ti devi prima liberare e poi devi trovare la posizione, è un tempo di gioco in più, ma mm-hmm, la differenza lì sta chi calcia il calcio d'angolo, soprattutto, certo, se la mette dove la deve mettere, appunto, la velocità giusta taglia fuori anche l'uscita del portiere, perché poi in questi casi dice, ma perché il portiere non esce? Prova ad andare a prendere una palla che sta lassù, che va a una velocità che insomma non è una velocità normale, però questi gol che ci sono stati ieri sera a San Paolo hanno riaperto un vecchio dibattito fra coloro che sono ortodossi, oltranzisti, quasi puristi al 100%, per cui se si gioca a zona si deve sempre giocare a zona in qualsiasi circostanza, anche quando ci sono la marcatura su delle palle inattive. Io non sono così convinto, forse perché non sono così oltranzista come magari qualche tecnico, che non si possano fare dei piccoli, neanche parlo di correttivi, ma dei piccoli accorgimenti, perché poi tu puoi giocare bene come ha fatto magari il Napoli per oltre un'ora, dominando il campo attraverso il suo gioco, che è un gioco che ormai è consolidato, ne sa qualcosa la Roma sulla propria pelle. Poi però c'è nelle circostanze in cui tu devi in qualche modo tornare ad essere una squadra normale, non una squadra che vuole dare la sensazione di essere la più brava del mondo, e ti dico appunto in occasione magari dei calci d'angolo in cui devi predisporti in un certo modo perché sai che dall'altra parte c'è un calciatore, se tu non lo fai secondo me commetti un errore gravissimo sotto l'aspetto tattico e poi ti porta a perdere la partita, ti porta a perdere la qualificazione. Insomma, il calcio è bello perché tante volte, Ubaldo, noi ne possiamo parlare in mille modi diversi, però ci sono dei principi che non posso essere dimenticati e che valgono sia se giochi a zona, se giochi il 4-4-2, il 4-3-3 o quello che ti pare a te. Se tu c'hai dall'altra parte un avversario che sai che è forte su una certa giocata, tu in qualche modo lo devi limitare, non gli puoi dare la possibilità di fare come gli pare, perché sennò perdi le partite. E secondo me chi non si organizza in questo modo commette un grave errore, forse denota anche un limite che probabilmente non emerge quando vedi giocare la squadra nella fase di possesso palla. Però esiste anche l'altra fase, e la fase di non possesso viene anche esercitata e deve essere combattuta anche attraverso una palla inattiva, e come il calcio d'angolo, come un calcio di punizione. Quindi è un vecchio dibattito questo, che ce lo porteremo avanti chissà per quanto tempo, perché io già ieri sera poi seguivo un pochino il dibattito, Sarri un fuoriclasse della panchina, un fenomeno per come fa giocare le squadre, poi però vai a vedere e mi sembra che tutti questi risultati non li abbiano ottenuti, cioè indipendentemente dal vincere questa partita potrai anche arrivare secondo, terzo, io non lo so in campionato come finirà il Napoli, ma probabilmente non vincerà lo scudetto. E allora di che cosa stiamo parlando?
Vabbè, poi ognuno ha le sue debolezze, perché il Napoli, in considerazione dei gol presi, per dirti, è con difesa piazzata, assolutamente, no, quando gioca alta 40 metri dalla propria porta. Esatto, quindi c'è qualcosa che non quadra. Ognuno ha le sue problematiche. Esatto, se tu non rischi niente facendo la linea praticamente mezzo metro dalla linea di centrocampo, no? Tu ti metti con 2-4 che stanno lì e fanno benissimo l'elastico, fanno benissimo il fuorigioco, arretrano e va bene, non ti danno neanche la possibilità di andare a tirare e quindi tu non subisci gol. Se però poi, se una palla inattiva come il calcio d'angolo, tu ti fai beccare scoperto perché non marchi da vicino, non dai una spallatina, non lo so, metti fuori condizioni di saltare l'avversario più pericoloso, secondo me commetti un grave errore. Ma queste sono cose che io direi, ovviamente, anche se le facesse la Roma. La Roma ha una maniera particolare di marcare sui calci d'angolo che non è sicuramente a zona, anzi, le marcature sono molto più personalizzate su una palla inattiva, e credo che quello sia un atteggiamento, sarà vecchio, obsoleto, non lo so, però secondo me continua ad essere l'atteggiamento giusto, specie o soprattutto quando c'è dall'altra parte uno che è maestro in quelle situazioni di gioco, o sbaglio? No, anche perché delle volte comunque ha giocato anche a zona, ho visto la Roma in qualche sì partita. Però è vedi, questa è una zona mista. Mimmo, ci aspetti? Ma non so, proprio. Dai, ti prego, Mimmo, aspetta. Mimmo, eccoci qua, Gabriele. Eccoci. Ti chiami così, vero? Ancora per un po', Mimmo. Sì. Secondo te, Mimmo, dove si è focalizzato? Ha avuto qualche giorno a disposizione Spalletti? Su che situazioni psicologiche, riproporre certe situazioni tattiche? Perché tanto poi le esercitazioni bisogna ripeterle. Assolutamente. Io spero che lui abbia lavorato. Spero che lui abbia lavorato sulla testa dei calciatori per cercare di cacciare via il quanto possibile le nubi che si sono addensate probabilmente sulla testa dei giocatori della Roma dopo queste due sconfitte. Erano usciti dallo stadio San Siro con grandi certezze, improvvisamente hanno trovato due sconfitte che forse hanno minato anche la loro convinzione, la loro, come posso dire, autostima, queste cose qui che sono sempre fondamentali quando tu fai un discorso di gruppo. Perché ci può essere magari chi reagisce in un modo, magari in un altro, chi in maniera positiva, chi un pochino più negativa, e l'allenatore deve essere bravo a ricreare un'uniformità di pensiero, chiamiamola così, no? E che spero che lui abbia lavorato sulla testa. Del resto sull'aspetto tecnico sì, sull'aspetto tattico probabilmente sì, sull'aspetto fisico cosa vuoi lavorare in pochi giorni? Non credo che sia stata preparata fisicamente la partita. La Roma a quella sua condizione, che può essere sembrata negativa perché ha perso due partite, in realtà tu hai fatto un discorso molto corretto nei giorni successivi alla partita contro il Napoli, dicendo che a numeri alla mano la squadra aveva coperto le stesse distanze, eppure sembrava che non avesse mai corso, quindi è soltanto un correre bene o un correre male, come diciamo sempre, e la squadra aveva corso male, quindi sotto quell'aspetto lì non credo lui abbia voluto calcare la mano. Spero che lui abbia fatto sotto l'aspetto psicologico, mentale, per ridare alla squadra delle antiche certezze che poi potranno essere utili al gruppo in occasione di questa prima partita, ma anche le partite successive, insomma, no? Guarda, proprio l'ultima, Mimmo, è quella di l'ultima per oggi, Mimmo, però. No, per oggi. No, l'ultima come battuta, no, l'ultima rivolta. No, mi vengono in mente nel prepartita alla conferenza stampa di Spalletti, che già aveva portato avanti una lettura di questa partita, no? Dopo la sconfitta contro la Lazio, dicendo: domani dobbiamo essere bravi nel leggere la situazione, lettura, quando c'è da andare ad aggredire, quando c'è da attaccare e soprattutto quando c'è da difendere senza problemi, perché ci sarà da difendere. Quindi ha parlato di scelte, no? Di lettura proprio di questa situazione, cosa che non è, purtroppo non si è verificata. Non si è sviluppata nulla di questo, capito? Poco, niente, che non basta. Evidentemente la squadra ha fatto i conti con tutta una serie di cause e con cause che hanno determinato due prestazioni molto brutte, due prestazioni che hanno visto la Roma soccombere soprattutto sotto l'aspetto tattico. E siccome noi abbiamo sempre saltato il lavoro di Spalletti proprio in funzione della tattica, abbiamo sempre raccontato, ma perché questo ci invitava a fare la cronaca, dei grandi margini di miglioramento che la squadra aveva mostrato
negli ultimi tempi proprio grazie alle intuizioni che aveva avuto Spalletti. Io ritengo che in qualche modo siano stati degli episodi che non può esserci una certa continuità di questo tipo, che purtroppo ci sono state due partite ravvicinate all'interno delle quali la Roma ha fornito due identiche prestazioni negative, però non è quella la normalità. La normalità è un'altra, quella che ha portato la squadra ad essere seconda in classifica, essere ancora in corsa in Europa League, ad avere ancora la possibilità, anche se molto complicata, di poter arrivare alla finale di Coppa Italia. Quindi io mi aspetto che la squadra in qualche modo torni ad essere quella. Io non so se basterà soltanto, come dicono quelli bravi, Gabriele, switchare, sì, tu che spegni, accendi l'interruttore, non lo so, però non è neanche escluso che questo possa bastare. Cioè che se la testa riprende un attimo i giri normali, i ritmi normali, probabilmente anche poi la squadra nella sua espressione tecnica e tattica riuscirà a tornare a quella di prima. È una speranza per il momento, poi lo scopriremo solo vivendo, magari seguendo la partita di domani sera, non potremo fare altro. Volevo solo chiudere, prima di salutarci, dicendo, se mi permetti, che avevo due cosettine sul presidente De Laurentiis, che ho trovato veramente... non mi è piaciuto il fatto che, siccome quello è un tifoso juventino, e allora magari scrive male del Napoli. Stiamo parlando di quel collega della Gazzetta dello Sport a cui è stata bruciata la macchina, se per qualcuno non lo sapesse. Insomma, non mi è piaciuto nulla, tutto qua, volevo dirlo, insomma, e punto, non mi è piaciuto. Grazie mille, Mimmo. Allora fate conto. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao, grazie a tutti. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao. La 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 la. La la.